Grazie per questo applauso spontaneo, grazie. Allora, intanto a me questa cosa che è di iniziare 2 o 3 volte con la sigla mi piace perché, non lo so, perché tu inizi a lavorare in maniera diversa con la musica, no? Si crea subito l'atmosfera festa, ta-na-na. No? È bello. Voi ce l'avete la sigla in ufficio? Ce l'avete l'ufficio? Neanche quello ormai ce l'abbiamo. Ragazzi, ve lo dovete fare mettere la sigla all'inizio. Ma state scherzando? Ma inizia a lavorare in un altro modo. La mattina arrivi in ufficio. Dove vai a fare le fotocopie? Ti vengono a colori queste fotocopie, fronte e retro ti vengono le fotocopie. Questo è il primo consiglio della serata. Ma quanti ve ne devo dare consigli? Li avete spenti i cellulari? Sì. Sì, sì. Tutti con la vibrazione, so. Vabbè, finché vibrazione va bene. Se sento squillare un cellulare, io scendo e rispondo, eh? Ve lo dico, vi faccio fare brutta figura. Vabbè, vediamo se c'è qualcuno che... Guarda la signora che cerca nella borsa. Dove ce l'ha la signora? Nella borsa? E l'hai spento? Eh? Giuro, vabbè, no, ma ci crediamo, noi non è che... Vabbè, io sempre chiedo di spegnere il cellulare all'inizio dello spettacolo, intanto perché è bello, perché siamo tra di noi, perché se telefona qualcuno, comunque uno si interrompe, una volta che ci vediamo, no? Almeno siamo tra di noi. Ma poi perché ho scoperto che tenere il cellulare sempre acceso fa male? Sapevate? No, vero? Io lo so per certo, perché il Winnie the Pooh che ci ha attaccato al cellulare. In una settimana è diventato tanto. 4,5 kg. La settimana prossima lo vado a iscrivere all'asilo. A voi fanno morire quelli che sanno che il cellulare fa male e allora usano l'auricolare, no? Però poi quando guidano se lo mettono in mezzo alle gambe. Beh, però in effetti se funziona col Winnie the Pooh. Questo ve lo do come consiglio, ve lo do. Si sa mai nella vita, può servire. No, ma noi italiani col cellulare abbiamo un rapporto esagerato, ragazzi. Ma rispetto al resto del mondo è particolare. Cioè per noi è uno di famiglia il cellulare. Infatti anche a tavola ci deve essere sempre, non deve mancare al cellulare. Cioè noi proprio gli vogliamo bene al cellulare, è proprio uno di famiglia, sì, è uno di famiglia. Cioè per noi il cellulare vale più del nonno il cellulare. Ma infatti se cade il nonno, non te ne fotte niente. Se cade il cellulare... No, tutto, e il nonno pure, ma il cellulare no. Maria, l'attacco di stressistole mi sta avvenendo. Proprio oggi che volevo fare il backup.
non posso vederlo soffrire. Allora, al mio ex marito una volta gli è caduto il cellulare dentro il water. È capitato a qualcuno di voi? Sì, non lo so, è una cosa abbastanza diffusa, raga. Succede a un sacco di persone. Lui mi fa, no, perché io ce l'avevo nel taschino, ho fatto così. E che cosa ci guardi dentro il cesso? Ma è follia. Follia pura. No, ma la tragedia è che ha cercato di recuperarlo. Quando la settimana prima gli era caduta la fede, non solo non ha cercato di recuperarla, ma ha tirato pure l'acqua. Adesso capite perché ex marito. No, ma è proprio diverso il rapporto col cellulare. È un telefono particolare, non è come il telefono di casa. Sai, quello fisso, quello che c'era bello grigio, cicciottello, quello tipo poco più piccolo, no? Quello. Ma non tanto più piccolo comunque, perché era grande, no? Noi avevamo un rapporto più distaccato, più tranquillo. Per esempio, anche i simboli sono diversi. Cioè, al cellulare, per esempio, se ti fanno uno squillo, che significa? Richiamami. Soltanto a Genova e qua avete risposto così. Richiamami. Ti sto pensando. Sì. Figurati, un milanese che ti pensa. Quando mai? Vi giuro. Vabbè. Diciamo che se fanno uno squillo al cellulare qui a Milano e a Genova significa richiamami, nel resto del mondo ti sto pensando. Invece, quando facevano un solo squillo al telefono di casa, mia madre non rispondere. Questi sono i ladri che vogliono vedere se siamo in casa. Devono fare sti ladri a vedere se eravamo in casa? Io non l'ho mai capito. Forse mia madre faceva il palo, io non lo so. Non lo so come mai. Comunque, mamma, guarda che è il telefono dei vicini che squilla. Ah, vabbè, allora vogliono svaligiare casa loro. Perché il concetto era quello. Io mi ricordo quando non esisteva il cellulare. Quanti anni sono passati? 25, 30, quando c'è il cellulare, su per giù. Meno, vabbè, andate a guardare su YouTube, là, su quello che è, su 30 anni sono circa, eh? Beh, vabbè, vi dico che sono 25, se lo dico nello spettacolo mi sarò documentata. Però non lo so, in effetti non lo so quant'è che... Vabbè, vabbè, super giù, insomma, oltre i 20, facciamo così? Ci mettiamo d'accordo, dobbiamo fare riunione di condominio stasera. Diciamo, circa 20 anni, 25, secondo me 25, comunque... Io sono il capo del condominio, quindi parlo solo io stasera. Circa 25 anni, quando non esisteva il cellulare, riuscivamo a fare le gite in comitiva senza il cellulare, senza il navigatore satellitare. Ma come facevamo? Ma delle intelligenze sopraffine eravamo, no? Guarda che adesso non ci sono più ragazzi intelligenti come noi, eh? Perché adesso invece da quando c'è il cellulare e il navigatore, tu passi metà viaggio della gita in comitiva a cercare di attaccare il... Navigata. L'altra metà al cellulare. Dove siete? Dove siete? Davanti a te. No, ma io lo vedo perché noi siamo dietro di te. Invece no, ma che belli eravamo, che facevamo le gite in comitiva senza navigatore, senza cellulare, facevamo le gite tipo noi, mi ricordo quando ero piccola io. Andavamo a Caccamese a fare la vendemmia. Che bello che... Esiste Caccamese, non è inventato. Caccamese, andavamo a fare la vendemmia. 5-6 macchine. Solo uno sapeva la strada. Lo zio Pino. Alla prima curva lo zio Pino spariva. Ma noi non l'abbiamo mai più ritrovato lo zio Pino. Che fine ha fatto lo zio Pino? Eppure non è che dicevamo, ah vabbè, per quest'anno gita non se ne fa, a Caccamese non ci andiamo, vendemmia niente, vino non se ne beve. No, andavamo a Caccamese, riuscivamo a raggiungere la meta chiedendo informazioni, no?
cosa disdicevole per gli uomini. No, perché è una perdita della virilità. Sì, no, loro preferiscono girare 3 ore come i coglioni, ma... No. No. Le informazioni non si chiedono. Con la moglie messa la chiedi informazioni, chiedi. Ma loro niente. Invece noi, mi ricordo, chiedevamo informazioni e le persone a cui chiedi informazioni rientrano in 3 macro categorie psicologiche. Il riflessivo, quello che quando gli chiedi, scusi, per andare a Caccamese? No, mi dispiace, non lo so. Però me lo potevi dire prima. Poi c'è l'espansivo. Quello che tu dici, scusi, per andare a Caccamese? T'accompagno. E sono quelli che ti vogliono cambiare pure la destinazione. Che tu dici, ma no, ma devo andare a Caccamese. Ma che ci vuoi fare a Caccamese con questa bella giornata? Ma perché non te ne vai a mare? Ma perché non ti fai cazzi tuoi? Terza categoria, quella più diffusa in Sicilia, il pessimista. Quello che quando gli chiedi, scusi, per andare a Caccamese? Da qua non ci arriverete mai. Ah, c'è speranza. Maria, neanche mi sono presentata, io sono Teresa, mi chiamo Teresa. Lo sapevate tutti? Sì. Tutti? Sì. No, ho sentito 2 no, infatti. No, ma c'è sempre qualcuno che non lo sa, di solito un maschio che è stato costretto dalla moglie a venire, che la moglie dice andiamola a vedere quella di Zelig. Ma quale? La siciliana. Ma quale? Quella? Ah! Perché i maschi sono attenti ai particolari, capi? Vediamo, presentiamoci, il signore si chiama? Claudio. Claudio, buonasera. Tu? Eros. Di nome di fatto? Dobbiamo provare stasera, che dobbiamo... Buonasera Eros, la signora al seconda fila? Valeria. Ma belli, belli. Guarda, pure questa volta sennò si incazza. La signora? Barbara. Barbara, madonna, santa, una che conosco, ma com'è che è qua? Ma non l'ho invitata io, vi giuro, che sennò poi dice che fa partire gli applausi. Buonasera Barbara, il signore invece là con la cravatta? Giuseppe. Giuseppe, che è terrone? È tipo zio Pino lei, praticamente. Eh? Abbiamo ritrovato lo zio Pino! Abbiamo ritrovato lo zio Pino! Io invece mi chiamo Teresa, appunto, come mia nonna, che si chiamava Teresa, come me. Una bella soddisfazione che c'è sempre uno che un po' di sorriso lo fa su sta cosa, che a me mi ha detto, non la dire, non fa ridere. Oh, io la voglio dire, ma non me ne fatta niente, la voglio dire. Ho 22 cugini. Sì, tipica reazione da milanese. Quando lo dico a Palermo, 22 cugini rimangono tutti così, come a dire, normale, no? Cioè, anzi, pochi, come mai ce ne ha così pochi, penso. Invece qua i milanesi reagiscono sempre nello stesso modo, no? Perché il milanese il cugino come parente non ce l'ha. Cioè il milanese di solito c'ha la madre, il padre, ce l'ha la madre, il padre. Però il cugino magari ce n'è uno e tu dici ma come si chiama? Mi chiedi troppo, non esiste questa. Infatti voi reagite sempre nello stesso modo, che ridete quando dico come... Ma che cazzo ci ridi, milanese? Non è una battuta. Io ho 22 cugini. Ci chiamiamo tutti con lo stesso nome. Perché ci chiamiamo come i nonni. I nonni sono 4. Allora, per non confonderci, abbiamo adottato delle varianti, no? Abbiamo Antonio, Antonino, Nino, Ninuccia, Antonella. Vincenzo, Vincenzuccio, Enzo, Enzuccio, Ezio. Teresa, Teresina, Teresona, Terri, Terrona, che sono.
L'unica che ha avuto la fortuna di non chiamarsi come i nonni, come l'hanno chiamata? Vai, sparate. Carmela no, Calogero no, Rosario no, peggio, crocifissa. Crocifissa. Per gli amici crocetta. E per il marito croce è mia. Che poi il nome è una cosa importante, no Giuseppe? È importante, il nome è la prima cosa che dici. Giuseppe, tu di dove sei? Di Napoli, infatti, no? Cioè, già uno dice Giuseppe, dice sarà meridionale di solito, non è detto, però comunque la prima cosa che dici, la prima presentazione. Non so se vi ricordate come ha chiamato il primo figlio Beckham. Bravi, siete informati sui fatti fondamentali della vita. L'ha chiamato Brooklyn. E tutti Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn l'ha chiamato. Perché è stato concepito lì. Per fortuna non l'hanno concepito in Sicilia, perché sennò oggi questo si chiamerebbe Cefalù Beckham. C'era una signora che voleva chiamare il figlio Venerdì, ve lo ricordate? In Liguria, mi sembra, voleva chiamare il figlio Venerdì, non gliel'hanno permesso, che poi non si capisce perché uno si può chiamare Domenico, non si può chiamare Venerdì, no? Vabbè, sono le cose dell'Italia, vabbè, comunque. Ma a quanto pare in questo caso il problema sarebbe stato il cognome, perché si sarebbe dovuto chiamare Venerdì Pesce. Non può essere. Nonostante la coerenza, non può essere. Anche io devo dire, ho chiamato mia figlia con un nome particolare, mia figlia si chiama Giuditta, l'ho chiamata Giuditta ed è un nome, insomma, non piace tantissimo, ogni volta che andiamo in giro mi dicono ma che bella la bambina, come si chiama? Giuditta. Ah, cioè questo è l'unico commento che riescono a fare. Poi quando gliel'ho detto a mia zia che avremmo chiamato la bambina Giuditta, non vi dico. Ma il nome è definitivo? Sì, zia, lo accendiamo. Quindi mi chiamo Teresa, sono del Sagittario. No, ve lo dico perché so che per voi è importante. No, è importante. Oh, la prima cosa che ti chiedono quando ti conoscono qual è? Di che segno sei? Tu che devi fare? Per educazione, no? Per amore di conversazione, rispondi. Anziché dargli uno schiaffo, rispondi. Sono Sagittario. No, non l'avrei mai detto. Ma perché? Perché non c'ho l'arco. Sai che mi manca? Oppure ti dicono, si vada. Si vada, ah si vada, si vada, questo Sagittario si vada, si vada. Sì, perché a quanto pare il Sagittario è viaggiatore. La Vergine è molto precisa, ma soprattutto lo Scorpione è molto bravo a letto. Io sono Sagittario ascendente Scorpione. Viaggio solo per sesso. Che poi si fa per dire. Perché in realtà io odio viaggiare, perché noi siciliani siamo molto attaccati alla terra, no? Quindi non ci piace viaggiare, per noi è traumatico viaggiare. Cioè noi viaggiamo proprio per farci viaggiare, devi staccare la zolla, perché siamo attaccati, no? Perché io sono siciliana. Vi giuro! Sono siciliana, Giuseppe! Siciliana sono... Si sente? No, lo so. Ma infatti a Palermo a me mi chiamano la milanese. Perché dicono che ho perso l'accento. Figuratevi prima come ce l'avevo. Allora, ancora dopo tanti anni che vivo a Milano mi dicono ma come ti trovi a Milano? Come mi trovo? Ma allora io ho passato il primo anno a piangere. Poi ho fatto 7 anni di analisi. Adesso è da 2-3 giorni che io mi trovo bene, mi sento accolta.
no? Abbracciata da questa città che è affettuosa, che mi proprio... Cioè, mi sono trovata... Vabbè, perché diciamoci la verità, le differenze tra nord e sud non sono uno stereotipo, no? Siete d'accordo? Cioè, io mi dicono, ma tu bene... No, non è stereotipo, è la verità. Cioè, io ogni volta vado giù e poi ritorno su sempre. Siamo diversi proprio nell'atteggiamento in tutto. Quanti... Dai, per alzata di mano, quanti meridionali? Giuseppe, alza. Tenete su, tenete su. Ah, abbastanza. Giù. Quanti lombard? Vorrei vedere, già se chiede il cognome la metà scalano qua. E dov'è Lombardo? Qualche milanese qua c'è, qualche milanese? Là, ci tengono loro. Lei signore con la barba, milanese milanese? Issimo, milanesissimo. Posso sapere il suo cognome? Zanoncelli. Zanoncelli, sti cazzi. Zanoncelli è milanese. È milanese. Zanoncelli, come ti trovi come minoranza etnica a Milano? Le dure. È difficile, vero? Le dure, le dure. Traduco per i siciliani che verranno, Maria Santa. È difficile, vabbè. Allora, differenze tra nord e sud. Diciamo che le cose fondamentali sono rapporto col cibo, rapporto col tempo. Mondo si apre. Allora, rapporto col cibo. Per noi meridionali, il cibo è legato alla sfera emotiva. Cioè, voi qua, a Milano, al nord, per dimostrare l'affetto regalate mazzi di fiori, noi casse di pesce, fette di carne, vassoi di dolci. Voi ci avete il weekend, no? Avete il weekend? Noi no, perché noi abbiamo il pranzo della domenica coi parenti, che dura comunque 2 giorni. Uno per mangiare, l'altro per digerire. È tipo brunch. Solo che noi al posto di eggs and bacon, orange juice e cheesecake ci abbiamo pasta con le sarde, melincione muttonate e cazzilli fritti. Poco più pesante. Poco più pesante. Facciamo questi pranzi con tutti i parenti, no? Per i miei parenti io sono un disonore perché sono magra, no? Cioè loro proprio mi vorrebbero nascondere, solo che ormai gli viene difficilissimo. Però veramente io per loro sono... Cioè infatti quando facciamo i pranzi, le cose con i parenti, ma loro a me neanche mi rivolgono la parola. Vi giuro, mi guardano e basta. Si mettono là. Che si secca. Ma mangi? Mangia, mangia. E mangia. Ma mangi? Telefonate anonime di notte. Mangia, mangia, mangia. Perché sono fissati. Allora io telefono a mia madre e le dico: mamma, arrivo domani con l'aereo da Milano. Non è che mi chieda a che ora atterri. Ma che cosa vuoi mangiare? Ma che ne so? Che cosa vuoi mangiare? Oh. È follia pura. Tra l'altro noi meridionali siamo convinti che le cose buone da mangiare ce le abbiamo solo noi. Ma che fa? Cioè, abbiamo un'apertura mentale noi, guarda una cosa. Solo noi, ma c'ha fara polenta, cassola, ma vaffanculo. Ma per cortesia. Non esiste proprio. Per noi solo, tanto è vero che sui voli da Palermo a Milano, Palermo a Torino, ma che cosa non ci portiamo? Di tutto! Cassate, cannoli, arancine, caciocavalli, pane, biscotti, verdure. La puzza su quei voli. I voli da Palermo a Milano sono gli unici in cui sono i passeggeri a dare da mangiare alle hostess. Noi non ci abbiamo le cappelliere, ci abbiamo i frigo bar direttamente. Sì, là. Le hostess ci odiano, infatti, hanno meridionali, ci odiano. Perché lo sanno, perché per caricare un aereo ci mettono il triplo loro, quindi ci odiano.
Un'altra caratteristica che fa capire se sui voli ci sono i meridionali è che all'atterraggio scatta l'applauso liberatorio. Come se fosse un evento straordinario che il pilota riesce a centrare la pista, che pure lui si gira e dice oh, grazie per la fiducia. Gli aeroporti siciliani sono costituiti architettonicamente in maniera diversa da tutto il resto del mondo? No, perché hanno studiato, vero? Che dico, cazzate. Hanno studiato, no? Gli ingegneri, gli architetti, hanno studiato, dice, questa popolazione è troppo diversa dal resto del mondo, quindi non è che gli possiamo fare gli aeroporti uguali, perché sennò si perdono questi, non sanno interagire con l'ambiente, no? Per esempio, gli arrivi qua a Milano, a Linate, lo dico anche per gli altri, no? A Linate qui, come sono gli arrivi? Piccoli piccoli, no? Cioè tu esci, prendi il bagaglio, si aprono le porte, no? Quando prendi il bagaglio si aprono le porte, tre passi, via, no? Sei subito fuori, incontri tassisti più o meno incazzati, però dico, pre o post liberalizzazione, comunque tu prendi il bagaglio, si aprono le porte, tre passi, via, no? Linate, quando è proprio, no? E se... Perché tanto a Milano chi ti viene a prendere? Ma chi ti caga? Nessuno. Ma non è che mi viene a prendere, ma ci sono i mezzi che sono così comodi. Sei affettuosissimo, milanese. Invece, a Palermo... Intanto, le partenze... sono fatte in modo tale che il distacco col parente avvenga il più tardi possibile. Loro ti devono seguire anche durante il check-in, durante i controlli di sicurezza. Sali sull'aereo e te li ritrovi come piloti. Gli arrivi che a Milano sono via, a Palermo gli arrivi sono a forma di piazza. Perché per ogni passeggero atterrato ci sono almeno 12 parenti. Il nonno, la nonna, gli zii, i nipotini, i cuginetti, che alla fine quello che arriva in macchina non ci sta, si deve prendere i mezzi. Uguale. Uguale a Milano. Ciao. Poi è bello che io ogni volta che arrivo dico mamma, quando arrivo a casa mia a Palermo, arrivo mamma, me ne vado a mare che mi devo togliere proprio l'umidità dalle ossa che sono sta a Milano, proprio la nebbia, me ne devo andare a mare. A mare! Ma che sei pazza! Prima devi andare a fare visita a tutti i parenti. E comincia sta processione. Allora, in Sicilia, per ogni parente che vai a trovare, ti offre il caffè. È una tradizione. E da noi le tradizioni non si discutono. Vai dal primo parente, arrivi. Gioia, sei arrivata. E quando parti? Ma che ne so, sono arrivata ora, non lo so. Guarda, veramente sono arrivata ora. Lo vuoi un caffè? No, grazie, zia, veramente, non lo bevo. Te la faccio. Vai dal secondo parente, arrivi. Gioia, sei arrivata. E quando parti? Non lo so, zia, veramente, non lo so. Lo vuoi un caffè? No, grazie, zia, veramente. L'ho bevuto prima dallo zio Pino. Ah, dallo zio Pino, sì. E da me no. Te lo faccio. Vai dal terzo parente, arrivi. Ehi, Giove, sei arrivato. E quando parti? Subito, zia, manca il tempo di un caffè. Subito, vado subito. Vabbè, te la faccio, te la porti col termos. Che c'è speranza di vincere con i parenti palermitani, non ne hai. La notte mi metto a letto. Con gli occhi spalancati.
perché ho bevuto 25 caffè. E comincio a contare i parenti come fossero pecore. La mattina mi sveglio dopo che ho dormito 15 minuti. Vado da mia madre. Mamma, ma l'hai sentito pure tu il gatto? E lei che cosa mi risponde? Lo vuoi un caffè? Ma sì, mamma, fammelo sto caffè, che così me ne vado a mare. A mare? Ma che sei pazza? Oggi faccio la pasta con le sarde. E che fa, non te la mangi? Sì, vabbè, non ti preoccupare, mamma, dai, resto, anche perché sennò a mare che mangio un panino, non resto, mi mangio la pasta. Vado domani a mare. Domani. Domani faccio la caponatina. Vabbè, allora vado dopodomani faccio le arancine. Insomma, io passo un mese e mezzo di vacanze in Sicilia a mangiare. Quando torno qua a Milano, i miei amici milanesi mi dicono che bello, sei stata in Sicilia un mese e mezzo. Chissà che mare! Chissà! Dalla cucina di mia madre il mare manco si vede. Devo dire che questo nostro amore, no? Questo culto che abbiamo per il cibo, per il mangiare, da voi popolo del nord, mi sembra i barbari, i celti, da voi, un po' barbari siete però, da voi popolo del nord viene visto come una cosa un po' esagerata, no? Animalesca, un po' quasi primitiva. Però poi quando vengono da noi, sa fotto una spisa. Sì. Vabbè, per esempio da noi si usa fare le improvvisate. Da voi si usa fare le improvvisate? No, non c'era bisogno neanche che rispondevate, che tanto lo so. Da noi invece si usa fare le improvvisate, si usa per esempio se tu stai mangiando, no? A cena, a pranzo, arriva qualcuno che ti citofona, ti bussa alla porta, tu dici entrate, entrate, mangiate con noi. No, ma che state mangiando? No, allora non vi disturbiamo, ce ne andiamo. Ma figurati che ci vuole, poi richiamo, no, ma veramente non ti voglio disturbare, che sono venuta per dirti, ma che ci vuole? No, ma per... ma entra, entra! Non ci vuole niente, apparecchiamo e sparecchiamo, vai in cantina e vai a prendere il prolungo del tavolo, fatti dare tre sedie dalla vicina. Cala un altro chilo di pasta. Sono tre, un altro chilo di pasta. Certo, se vi accontentate di quelle due cose che abbiamo fatto per noi. Pasta col broccolo in tegame, sarde a beccafico, brociolone, carciofo alla villanella, mandarino caffè ammazza caffè. Che alla fine gli ospiti mangiano tutto, però ti dicono, no, il mandarino no, che la sera non lo digerisco. Che problema è il mandarino, no? Invece qua a Milano, comunque al nord, perché non si fanno le improvvisate? Perché tutto è organizzato, no? Tutto organizzato con un certo anticipo. Oggi che giorno è? Di numero. 2 marzo, no? Oggi è 2 marzo, ecco, perfetto. Ieri mi è arrivato un sms di una mia amica di Milano che mi ha scritto: vieni a cena da me il 5 aprile alle 20:25, che io manco so che devo fare domani. Ma poi il bello è che tu ci vai, arrivi lì, ti metti a chiacchierare, no? Le chiacchiere prima della cena, cominci a dire, allora come vai in questi giorni? Ah, ma veramente? Come? Perché non l'avete detto? Ah, non lo sapevo, mi spiace. Nel frattempo dici, ma la cucina ce l'hanno. Dopo 3 ore di... si dice, ordiniamo le pizze. Ordiniamo le pizze. Ordiniamo le pizze.
Ma perché, scusa, in un mese e mezzo non ce l'hai avuto il tempo per cucinare? No, no, il milanese il tempo per cucinare non ce l'ha. Perché il tempo è denaro, il tempo è business, quindi io cucino solo se sono cuoco. O se faccio le torte le vendo alle amiche. Perché sei una stronza, ma perché gliele devi vendere queste torte alle amiche? Ma regalagliele alle amiche le torte, no? Ecco. Allora, io la prima volta che sono arrivata a Milano, ma come mai sono arrivata? Comunque. La prima volta che sono venuta a Milano, entro in metropolitana e vedo tutti questi che correvano, no? E mi sono messa a correre pure io. Ho detto, chissà dove vanno. Al lavoro! E che cazzo ci corri? Rallenti! Va, lei. Ah. Non lo so, ma manda certificato medico. Cioè, voi avete la metropolitana, capito? Questo mezzo meraviglioso che ti porta da una parte all'altra della città, la velocità, cioè proprio ciu ciu ciu, no? Velocissimo. Noi non ce l'abbiamo la metropolitana, non è Palermo. Cioè, ce l'abbiamo, c'abbiamo una specie di trenino esterno che fa avanti e indietro, non si sa dove va. Si sa. Noi c'abbiamo l'autobus. Un autobus che quando passa l'autista manco si ferma, ti saluta così. Voi ci avete la metropolitana, capito? Questa cosa meravigliosa, non vi rendete conto della comodità della metropolitana? Voi ci avete pure il display con la scritta tempo d'attesa, un minuto e mezzo, che io la prima volta che l'ho letto ho detto, ma mi stanno prendendo per il culo. Un minuto e mezzo. Ma un minuto e mezzo il meridionale, ma manco lo percepisce. Ma tu mi devi scrivere da allora in poi. Ma invece no, perché il milanese il minuto e mezzo lo percepisce. Tant'è vero che il milanese quando scende in metropolitana lo vedi che scende così. Loro scendono a tutta velocità perché devono prendere proprio quel treno che passa proprio in quel momento che se gli si chiudono le porte in faccia. Ma vaffanculo. No, ma milanese hai ragione. Perché adesso ti slitta tutto di 3 minuti. Proprio oggi che volevi fare l'amore con tua moglie. Vabbè, rimanda al mese prossimo. Come si danno gli appuntamenti milanesi? A che ora ci vediamo? 18:55. Facciamo alle 19. No, che dopo c'è un sacco di cose da fare. Invece noi meridionali, quando ci siamo gli appuntamenti che diciamo? A che ora ci vediamo? Di pomeriggio! Plastici! Poi lì uno magari sta tutto il pomeriggio ad aspettare come un coglione, però di pomeriggio! E voi milanesi, per arrivare puntuali, avete un metodo infallibile. Vi mettete l'orologio avanti. È vero? Quanto ce l'avete avanti? Lui quanto ce l'ha? Quanto ce l'ha? Quanto ce l'ha avanti? 2 minuti avanti. Ma sei milanese, milanese? Dicevo io, perché 2 minuti è troppo poco per essere milanese. La moglie, comunque, l'ha accusato la moglie. Lui non voleva parlare, mischi. E la moglie in macchina, perché quella non ne può più, capite? Non ne può più. Perché è la stessa cosa del mio ex marito. Allora, si mettono l'orologio avanti. Il mio ex marito 15 minuti avanti ce l'aveva. 10, 15, 20 minuti avanti, cioè avete l'orologio sincronizzato sul parallelo di Milano Marittima. Che io dico, no? Milanese, gioia della mia vita. Ma perché ti metti l'orologio avanti?
perché così arriva in orario. Ma che fa tipì per il culo da solo? Te lo sei messo tu avanti l'orologio? Mamma mia, sono in ritardo di 10 minuti. Sì, vabbè, ma cosa? Che tanto andiamo prima di quando l'aveva previsto? Siete schizofrenici. Allora, come cammina un milanese? Prima vi faccio vedere come cammina un siciliano, che così ci avete un termine di paragone. Il siciliano, quando cammina... Quando? Quando cammina, cammina così. Perché noi, ancora prima di iniziare a camminare, già siamo senza fiato. Ma io là devo arrivare. No, non me la sento. Prendo la macchina. Il milanese, invece, quando cammina... Ogni 3 passi ne salta uno. Tutti che corrono come se da un momento all'altro si dovesse fermare la musica, devono cercare la sedia. Come se ci avessero sempre dietro la comitiva di testimoni di Geova. Allora, qualche giorno fa io ero in corso a Buenos Aires e camminavo tranquillo. Mi ferma la polizia. Ce l'è un tipo sospetto. Ma per quale motivo? Perché cammina lentamente. E allora, significa che non c'è un cazzo da fare? Allora, infatti, dove erano i meridionali? Ce ne sono qua meridionali? Di dove sei? Di dove sei? Di Agrigento, bella che sei. Il meridionale, come no, il Terù, quando è a Milano, per non farsi riconoscere al nord, no, perché non ti devi fare riconoscere che sei meridionale, devi seguire alcuni accorgimenti. Intanto devi camminare velocemente, no? Se no, se ti vedono lenta. Poi devi mettere con la faccia un po' tesa, un po' triste, un po' severa, un po'... Che poi devo dire la verità, il siciliano, dopo 2 mesi che si è trasferito a Milano, la faccia incazzata, gli viene pure spontanea, no? Poi devi essere allergico a qualsiasi cosa, se no la residenza non te la danno. Meglio se al polline, che a Milano non c'è un albero, ma è piena di polline, ma dove lo pigliano? Secondo me lo sparano di notte con i cannoni per la neve, così, si capisce, invasi dal polline. Poi devi essere distaccato, cioè devi reagire alle cose con un certo distacco. No, savoir faire, cioè proprio... No? Distacco. Infatti, per esempio, qua a Milano, quando avete un problema, dite sono un po' giù. Invece noi... sono in una valle di lacrime. Voi avete un leggero mal di pancia? Noi? Le budelle inturcioneate. Voi avete avuto un piccolo screzio con mia cognata, ma un piccolo... Noi? Mia cognata deve buttare sangue dal cuore! Voi qua fate degli errori grammaticali che sono tutti particolari. Per esempio, voi mettete l'articolo determinativo davanti al nome proprio di persona. La Sandra, la Marta, la Silvia. Ecco. No, è sbagliato, ve lo volevo dire. No, perché siccome ci prendono in giro sempre a noi che diciamo esce il cane che lo piscio, cioè, comunque anche voi. Cioè, anche voi fate gli errori, no? Cioè, a parte che l'articolo determinativo davanti ai nomi propri in siciliano non va bene perché fa subito effetto elettrodomestico. Cioè, se tu dici la Carmela, pare una caffettiera, non va bene. Poi fate un errore, che io vi giuro, fate un errore assurdo. Voi dite rubrica. È inutile che mi guardate così come dire, ma perché, come si dice? Si dice rubrica in italiano, va bene? Allora, ripetete insieme a me. Rubrica, rubrica. Ecco, andate e diffondete il verbo.
Che è su rubrica? Dite mollica. Sì, no, sì, sì. Io la prima volta che ho sentito dire rubrica, vi giuro, mi sentivo in un film di Hitchcock. Ho detto, lo fanno apposta, mi vogliono fare sentire pazza. Cioè, come se da domani uno di Ascoli Piceno dicesse tappeto. Non camminare sul tappeto, minchione! Siete pazzi. Stiamo scherzando. L'ultimo accorgimento per non farsi riconoscere come meridionali. Quando parli, che sei in là, devi parlare con la bocca chiusa, non devi articolare, non devi muovere la bocca, la devi muovere, perché quando parli devi parlare così. Quando parli non devi aprire la bocca, se sei in là, invece non devi aprire la bocca, non devi articolare. Non lo so, forse è per il freddo, non lo so. Che però sta cosa a noi ci viene difficilissimo. Perché noi teniamo la bocca aperta pure quando ascoltiamo. Questa è la cosa più difficile. Allora, qualche giorno fa, a me è passato un bel po' di tempo, ero ferma al semaforo e non sono partita subito. Qua a Milano. A parte che il verde non era scattato. Ma il Milanese il verde non lo vede, lo prevede. Questo mi passa accanto con la macchina, abbassa il finestrino e mi fa tornatene a casa, Terun! Terrona a me. Ma ti susissi per consumare la mia? Che cos'è che non avete capito? Allora io vi dico la verità, susissi per consumare la mia, è troppo complicato, signora. Comunque letteralmente ti sei alzato per rovinarmi la giornata, però è molto più complicato. Poi una volta, se vuole dire dietro, glielo spiego che cosa. Comunque ti sei alzato per rovinare me. Allora io quando sono in pole position al semaforo, no, vi giuro, in pole position non ci voglio stare mai, perché mi viene l'ansia da prestazione. Perché proprio mi viene l'ansia prestazione, mi si spegne la macchina. Perché non è che puoi avere un dubbio, un'incertezza, che dici aspetta, devo girare a destra, sbrigati stronza! Per colpa tua arrivo tardi in ufficio, mi tocca fare lo straordinario, quando arrivo a casa la cena è fredda, mia moglie si arrabbia e si consola con il vicino. Milanese, io neanche so come ti chiami e se sei cornuta è colpa mia. Vai, vai. Vai, milanese. Vai, vai. Andale. Andale, milanese. Anche se devo dire la verità, i milanesi con me c'hanno ragione. Perché io non sono brava a guidare. No, veramente. Perché ai miei tempi la patente a Palermo? Ma ci sono vigili, polizia, carabinieri? Ai miei tempi la patente a Palermo te la vendevano. No, io non l'ho comprata. A me me l'hanno regalata. Ovvio. La zia Lina me l'ha regalata. Allora, io devo dire la verità. Cioè, però siccome sono una persona onesta, non mi sono riscritta a scuola guida qui a Milano perché io me la voglio meritare questa patente. Sto studiando con una certa rilassatezza, perché tanto se mi bocciano a me che me ne fotti la patente ce l'ho, quindi sono... Però sto studiando. Oh, pure la scuola guida è diversa tra nord e sud. Qua a Milano, per esempio, ti dicono che le mani sul volante vanno messe alle 10:10. Se le metti alle 10:12 per 2 minuti in ritardo ti bocciano. A Palermo, invece, le mani sul volante si mettono all'una precisa. Perché l'altra mano ti serve per salutare gli amici. Ciao, ciao. Dalle cucce, bello spicchio, ciao. Ciao, ciao. No, a te non ti saluto, vaffanculo. Ma ti può servire anche per comunicare con le altre vetture, la mano, no? Per esempio per fare... Che sarebbe? Se stai passando non è perché c'è la precedenza, ma perché te lo sto concedendo io.
perché noi siamo un popolo democratico. La legge innanzitutto. Quella è la scuola guida, l'altra volta mi fa segnare, devi studiare anche queste regole, questi libri, cose. Ho detto, guardi, secondo me lei sta esagerando, cioè un po' troppe regole avete qua, perché non è possibile, anche perché la maggior parte delle cose vengono applicate soltanto il giorno degli esami e poi, ma chi le segue più, no? Cioè lo specchio e tutte queste cose, ma quando, tipo non si passa con l'arancione, ve lo ricordavate? Vi giuro, non si passa con l'arancione. Poi bisogna togliere il freno a mano prima della partenza. Ma chi lo toglie il freno a mano? Ma io lo tolgo solo quando c'ho fretta, ma proprio... Poi se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, non sulle, in prossimità, l'autovettura deve fermarsi per permetterne l'attraversamento. Io sta cosa l'ho vista fare solo una volta in Svizzera. A Palermo, se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, ci resta. L'unica speranza che hai di attraversare è tornare a casa e prendere la macchina. Sì, vabbè, ma pure a Milano, è inutile che ridete qua. Cioè, qua a Milano proprio il pedone non dovrebbe esistere per il milanese, perché tu quando attraversi devi essere veloce, che mi stai facendo perdere tempo. Veloce, tipo Fiona May. La mamma di Larissa. Paziosa sta bambina. È cresciuta a forza di mangiare. Ma. Ragazzi, per piacere, che poi non posso neanche... Allora. Ma sempre quelli della scuola guida mi hanno detto, signora deve studiare il motore della macchina. Ma per quale motivo? Ma a me se mi si rompe la macchina io l'abbandono là, tipo pilota di Formula 1, vai, safety car. Ma scusami, tanto noi donne ci sappiamo, no? Ci sappiamo gestire. Io per esempio mi si è rotta la macchina, no? C'avevo il freno rotto, non ho avuto nessun tipo di problema, un mese e mezzo, ma non ho avuto, vero, perché quando dovevo frenare calcolavo la distanza e spegnevo il motore in corsa. Sempre più onesto dell'atteggiamento degli uomini, che quando si rompe la macchina scendono e aprono il cofano, si piazzano là davanti, arrivano pure gli altri maschi, perché l'uomo appena vede un cofano aperto impazzisce, poi se non è suo ancora di più. Si piazza là davanti e ripetono sempre le stesse cose. L'acqua c'è. L'olio pure. Sì, vai a prendere il pane, abbiamo finito di apparecchiare. Allora, il mio fidanzato dice che io sono negata a guidare. E va bene, effetti un po' di ragione ce l'ha. Lui dice che sono negata solo perché una volta gli ho chiesto a che cosa serve il terzo pedale. Tutto lui sa, capite? Saputo. Vabbè, comunque. Che poi neanche me l'ha saputo spiegare. Ah, mi è rimasto sto dubbio a me. Comunque. Vabbè, lui è di quelli tutti precisini. Ogni volta dico, amore, usciamo? Sì, intanto io scendo e vado a scaldare la macchina. Manco fosse la casa di campagna. Ma scendi. Allora, lui dice che sono negata, perché in effetti, vabbè, io qualche problema. Cioè, io per esempio non capisco in che marcia sono quando sono in autostrada, no? Cioè, proprio non lo, cioè l'unica che riconosco è la retromarcia, tutte le altre proprio non lo so. E lui mi dice, il motore ti parla. Te lo dice lui quando devi cambiare. Io l'altra volta ho aspettato un'ora, non mi ha detto niente, ho fatto di testa mia, ho messo la seconda, potevo stare là, ho stata là a ascoltare, niente. Vabbè, diciamo difetti fondamentali, non c'ho il senso dell'orientamento, ma infatti io preferisco guidare la notte, perché almeno seguo la stella polare. Ma di giorno qua a Milano non è che ci sono punti di riferimento naturali,
che ne so, un fiume, un lago, una montagna, niente. Si perderebbe pure un uccello migratore. L'unico punto di riferimento qua a Milano è il Duomo. Infatti è pieno pieno di piccioni. È inutile che gli date a mangiare. Non sono affamati, si sono persi. Persi. Altro difetto, sono lenta, ma per fortuna, perché essendo così scarsa, almeno vado piano, no? L'altro giorno ero in autostrada, ho incontrato uno più lento di me. Ho detto, vai Terry, puoi fare il tuo primo sorpasso in autostrada. Credici, ci devi credere, credici, ci devi credere. Metto la freccia, metto la terza. Me l'ha detto il motore. E sfida il mio avversario con lo sguardo come a dire... Adesso ti faccio mangiare la polvere. Quando improvvisamente vede arrivare nello specchietto il solito... Sono maschia e te lo devo dimostrare. Ma soltanto in autostrada, che comincia a lampeggiare. E si appiccica dietro, tipo roulotte. Dove mi devo mettere, Alonso? A sinistra ci sono gli oleandri. A destra c'è il sorpassato che mi guarda come a dire io non rallento, arrangiati. Ama tutte e due questo momento, non me lo rovinate. Piuttosto arriviamo a Bologna come le frecce tricolore. Così. Informazione. Una fatica. 2 ore e un quarto di sorpasso. Arrivate a Bologna, il casellante. Ma manco mi ha chiesto il pedaggio, mi ha offerto acqua e zucchero. Che l'ha visto che ero distrutta. Ma che è sta mania di correre? Questo è proprio del nord. Allora, mia figlia, 2 anni e mezzo, ha già capito tutto sulle differenze tra nord e sud. Quando siamo a Palermo, ride, scherza, sorridente, felice, bambina, no? Contenta, gioiosa, sempre. Appena arriviamo a Milano, piange, urla e cerca lavoro. Mia figlia è intelligentissima, ma non perché è figlia mia. È bellissima, ma non perché è figlia mia. Cioè, no, noi madri sempre diciamo, ah, una figlia, mia figlia è bellissima, ti faccio vedere la foto, e vedi la gente che reagisce. Ah. Che dolce! Quando dicono che è dolce significa che è un cesso, che è proprio, anche che è piccolo o che è piccola significa sempre che è un cesso. No, però mia figlia oggettivamente è una bella bambina, anche perché me lo dicono tutte le mie amiche, non fanno altro che sottolinearlo, mi dicono ma è bellissima, ma come mai? Ma non ti somiglia proprio, è un miracolo questa cosa, mi dicono ma come... Beh, in effetti mia figlia non mi somiglia, per somigliare non mi somiglia, perché è milanese, quindi già, poi è bionda. Ma non bionda per dire sei bambini chiari, è proprio biondissima, bionda, bionda, bionda. E c'è il viso cicciottello, rotondo, tutta bella rotondina. Ma infatti, quando andiamo in giro, tipo che la porta al parco, io non sembro la madre, sembro la zingara che l'ha rubata. Sembro proprio. Io non vedo l'ora di fare la mamma quella autoritaria. Fa le madri quelli, Giuditta! Giuditta, vai a fare i compiti, Giuditta! Giuditta, vai a fare i compiti! Non li vuoi fare? Non li fare! Non ci fa niente, non li fare! Sì! Non ci fa niente! Sì, ignorante come la mamma, non ci fa niente. Io, vabbè, io a scuola ero veramente... Vabbè, a scuola a me i professori mi dicevano sempre è intelligente,
Ma che avevamo la stessa professoressa? È intelligente, ma non si applica. Che poi non era vero. Io ero cretina. Io non capivo niente. E in più non studiavo. Ma loro non ci credevano. Dicevo, professoressa, io veramente non ho capito. Sì, tu fai la furba con me. Ma non capivo. Io studiavo il primo capitolo di qualsiasi cosa, per esempio storia, primo capitolo, poi basta. Ma il primo capitolo me lo facevo benissimo, tutte le letture, tutto il glossario, tutto, il primo capitolo io sapevo gli approfondimenti, tutto il primo capitolo. Però se per caso a metà anno mi interrogavano, la professoressa mi chiamava e diceva, Manino, la rivoluzione francese. Sì. Allora, intanto bisogna capire il contesto, perché nella storia tutto è concatenato. Gli Ittiti, popolo astuto e bellicoso. Ma io sugli Ittiti sapevo tutto. Io grazie agli Ittiti ho preso pure la patente. Dispiacere che mi sono presa quando ho saputo che Ramsete II li aveva sconfitti. Ma io quel giorno non ho mangiato. Poi mi piaceva... No, vabbè, i miei genitori, sapendo quanto ero ignorante, che cosa mi hanno fatto fare? Il classico. Grazie mamma, grazie papà, mi avete facilitato la vita, veramente. La professoressa in latino e greco ogni volta veniva e diceva, Mannino, tu devi studiare i verbi in greco. Professoressa, io manco li so in italiano. Tu non hai le basi, non hai le basi, non sai la grammatica, non hai le basi, non hai le basi. Io al liceo non c'avevo né basi né tette, non avevo niente da condividere con gli altri, niente. Non hai le basi. L'unica cosa che mi piaceva, letteratura italiana. Letteratura italiana mi faceva impazzire. Allora, a me piaceva Leopardi. Mi piaceva tantissimo Leopardi perché, non lo so, mi piaceva. Mi ero innamorata di quest'uomo che comunque riusciva ad esprimere con le parole, anche parole semplici, riusciva ad esprimere un disagio anche che poteva essere vicino a quello che era il disagio di ragazzi di 15, 16, 17 anni, no? E io Leopardi me l'immaginavo con la voce di Carmelo Bene, di Gassman, sai quelle voci proprio... Silvia, rimembri ancora quel tempo, tu immortale! Sai quelle voci belle? Ma Leopardi era di Recanati. Leopardi era marchigiano. In realtà, nella vita, Leopardi parlava così. La donzelletta viene dalla campagna! E sul calar del sole? Cioè, Leopardi era un grezzo. Era più terrone di me, Leopardi. Poi, i miei genitori, sempre mia madre, devo dire, perché mia madre si prende tutte le colpe di quello che mi è successo, anche perché mio padre nel frattempo, niente, lavorava e basta, appunto. Quindi. Mia madre, voi non lo sapete, però mia madre ha deciso che io non dovevo studiare l'inglese come tutto il resto del mondo, ma dovevo studiare il francese, perché è molto più utile. C'è qualcuno di voi che ha studiato francese? A che cosa serve il francese? A niente serve il francese. Ti serve solo se rimani chiuso in ascensore con Jean Todt. Se ti vuoi vedere il tempo delle mele in lingua originale ti serve. Non serve a niente il francese. Io l'ultima che ho conosciuto che parlava francese era Lady Oscar, per dire, no? Voi ve la guardavate, Lady Oscar? A me faceva schifo Lady Oscar. No, diciamo che non mi piaceva la sigla. La sigla proprio mi dava fastidio la sigla, ve la ricordate? Dai, cantiamola insieme, vai. Ma no! Bravissime, solo femmine, però brave! Quale gli facciamo cantare ai maschi? Gig robo d'acciaio, no? Però bravi, devo dire. Adesso la canto io, che la canto meglio, che ho studiato 8 mesi di canto per farvi questo pezzettino di Lady Oscar, che faceva così la sigla. Quanti ricordi, eh? Tuo padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, che a me già mi faceva girare i coglioni. Poi a me sei nata tu. A me piaceva Heidi. Bella Heidi, una bambina semplice, campagnola, camminava a piedi scalzi.
mungeva le caprette, sempre con lo stesso vestitino. Ma quanto doveva puzzare quella bambina? E poi mi piaceva la pemaia. Mi piaceva la pemaia perché sapeva come affrontare le difficoltà. Arrivano i calabroni! Vai, sputtitin! Perché la pemaia era siciliana. Mia madre decide che io dovevo studiare il francese, lo dovevo studiare bene, dovevo andare anche in Francia per migliorare l'accento. Ci sono francesi stasera qua? C'è qualche francese? No, peccato. C'è? Là, buonasera, di dov'è? Alta Savoia, Francia è Alta Savoia. No, perché si sa mai. Bene, allora sono felice che tu ci sia perché puoi portare un messaggio ai tuoi compatrioti. Allora, io devo dire che i francesi quando non sanno parlare bene, quando tu vai lì, no? Quando tu vai in Francia, che non sai parlare bene la loro lingua, ti mettono subito a tuo agio. Ci vuole la guardia del corpo stasera per uscire a questo. È capitato anche a voi, no? Allora, io vado da questo, devo chiedere un po' d'acqua, quindi dico, vabbè, si dice dar da bere agli assetati, me la daranno, no? Vado da questo e faccio, scusemo, ampedo. Ah? Ampedo. Ah? Ma come si dice? Un peu de. Oh. Un peu de. Ma prima o poi non devi venire in Italia? Devi venire in Italia. Devi venire in Italia. E io ti aspetto al confine a 20 miglia. Col bicchiere d'acqua in mano. Appena mi dici un pic agua. Ah! Un pic agua. Ah! Ma piuttosto che darla a te, sto qua tutto il giorno e la faccio evaporare. Poi vive la France. Come? Poi, vabbè, ho studiato anche un po' di inglese perché altrimenti rischiavo l'emarginazione. No, perché c'avevo le mie compagne di classe, di scuola, che cantavano le canzoni dei Duran Duran e io cantavo quelle di Aznavour. Cioè, loro facevano Wild Boys, Wild Boys. E io? Bonjour, tristesse. Vado in Inghilterra, mamma mia, mi ricordo ancora, che sapevo solo tre parole. Yes, no, e made in China. Dovevo ritirare il bagaglio, ho detto, Maria Santa, come faccio? Perché in Inghilterra tutte le insegne sono in inglese, sti altri disgraziati. Ho detto, vabbè, seguo uno del mio volo. Non c'aveva il bagaglio a mano? Me ne sono accorta soltanto sul pianerottolo di casa sua. Questo mi ha guardato e mi fa, what do you want? Ho detto, un peu de? Poi dai, diciamoci la verità, ma chi è che lo parla l'inglese? C'è qualcuno che parla bene l'inglese? Beh, non vi faccio test, esami, domande. C'è? Sempre lui. Come ti chiami tu? Andrea, bellino Andrea. Sai parlare l'inglese e hai studiato pure il francese. Che lavoro fai? Responsabile commerciale di un'azienda. Vabbè. Fa un cazzo Andrea, praticamente. Scherza. Ma dico, no?
Però Andrea uno l'abbiamo trovato. Poi qualcun altro che parla bene l'inglese? Si vergognano quasi. Ci sono sempre gli altri che fanno così. Vabbè, 2, 3, 4, 5. Vabbè, siamo 1000 stasera, vi rendete conto? 5? Vi rendete conto della cultura media dell'italiano? Io neanche l'alzo la mano, perché non lo so. Allora, noi italiani no, perché sono loro che devono imparare l'italiano, no l'inglese. Però, allora, diciamo che le uniche che sanno parlare veramente bene l'inglese in Italia, a parte Giuseppe e gli altri quattro, Andrea, scusa, mi è rimasto in mente lo zio Pina a me. Dico, no? L'unica cosa veramente, le uniche che sanno veramente parlare bene l'inglese, che quando le ascolto a me proprio mi viene tra l'invidia e l'ammirazione, sono le hostess dell'Alitalia, no? Preparatissime, che tu le senti che loro quando parlano. Ladies and gentlemen, wish. Arrivederci. Arrivederci! E chi le contraddice, no? Invece, noi italiani, quando sappiamo l'inglese, abbiamo la pronuncia più simile al capotreno dell'Eurostar Milano-Napoli. Che a lui, quando ha fatto il concorso, non gliel'avevo detto che doveva sapere l'inglese. Adesso gli fanno fare sul treno gli annunci in inglese in diretta. Che quando si accende il microfono tu senti tutta l'ansia di quest'uomo col suo foglietto in mano, perché si sente il foglietto. The Cap Train Speaking. The restaurant wagon is open. My name is Rosario Capuozzo. And the cat is on the table. Vai, Rosario! Vai, Rosario! Rosario, rientri nella media nazionale. Grazie, Rosario. Ci fai sentire bravi, Rosario. Scusate, ma mi è venuta sete. Mi date un po' d'acqua? Adesso però, nel frattempo, chiacchieriamo tra di noi. Se non vi... No, ma è bello che non mi cagano. Sono peggio dei francesi, sono. Vabbè, dai, raccontatemi qualche cosa. Il primo... Come ti chiami tu che non mi... Ma che è mangiatoia? Che devo fare? Scusami, com'è che ti chiami? Alessandro. Alessandro, cala. Alessandro, tu che fai? E se ridi tu, figlio mio? Già ride. Che fai? Ridi, bravo. Vabbè, scusate, ma affidare le cose ai maschi. Vabbè, già che ci sono, faccio un po' di glutei. Che quando mi ricapita sta posizione, ma. Va bene, Alessandro ride, Andrea invece fa responsabili qui, cioè. Però bravo, ci ha messo pure il limone, tira su, fai quello che vuoi. No, ma guarda che sfrigioso, capito? Vabbè, dai, che altre cose che avete fatto, raccontate, perché devo bere io. Ma tira su! Niente, non voglio essere comandati, maschi. Che mi raccontate? Ecco, visto, ora l'ha fatto perché finge che non glielo ho detto io. Non mi ricordo più il suo nome. Claudio. Claudio ti chiamavi? Sì, dice, non è che ho detto un altro nome. Claudio, tu invece cosa fai? Consulente brevettuale. Ragazzi, consulente brevettuale. Io vi dico che qua a Milano siete peggio dei napoletani, vi inventate dei lavori assurdi, è vero o no? Cioè, però bello. No, bello perché è originale comunque.
Belle. Quindi praticamente tu cosa fai di giorno? Complicatissimo, no? Oggi che avete fatto gli altri? Lavorato, chiamami là. Ma se io lo chiedo a Palermo se mi dicono lavorato. Dico niente, abbiamo mangiato oggi. Invece io oggi, prima di venire qua, io oggi ho letto la favola di Cenerentola a mia figlia. Favola bellissima, devo dire. Bella, metaforica, con tanti significati, insomma, che aiuta a crescere. Lei è orfana di tutti e due i genitori. Vabbè, però c'è il lieto fine, no? Quindi comunque aiuta. E devo dire però che rileggendola si capisce subito che l'ha scritta un uomo. Perché noi donne sappiamo quanto fa male una scarpa di vernice. Ma figurati se ce ne andiamo alla festa da ballo con la scarpetta di cristallo. È facile trovarla l'indomani. È quella con i piedi gonfi. Ci vuole tutta sta ricerca. Ma perché noi donne l'avremmo scritta in maniera diversa, ma perché noi donne abbiamo il cervello strutturato in maniera diversa. Ma non è che lo dico io, lo dice la scienza. La scienza dice che i livelli di estrogeni elevati nelle donne favoriscono i rapporti neuronali tra la parte destra e la parte sinistra del cervello. Avete capito cosa ho detto? Solo le donne. Invece, negli uomini, l'eccesso di testosterone rallenta i rapporti neuronali tra la parte destra e la parte sinistra del cervello. Praticamente a voi uomini è il testosterone che vi fotte. Considerate che il testosterone è un ormone prodotto dai testicoli. I vostri ragionamenti partono dalla zona sbagliata. Ma infatti, secondo me, gli uomini non dovrebbero fare niente, non dovrebbero avere responsabilità, altro che qua uffici brevette, amministratore. Ma quando mai direttore generale, amministratore delegato, toro ton 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 ton, ma quando mai gli facciamo fare i politici noi a questo? Siamo dei pazzi. No, perché può capitare che magari c'è uno Stato che c'ha il Presidente del Consiglio col testosterone eccessivo. Ragazzi, guardate che è capitato. È capitato. Io ve lo dico. E il paese letteralmente se ne va a puttane. Quindi direi di evitare. Allora, potere alle donne. Il cervello degli uomini è fatto in maniera diversa. Non sto dicendo che è meglio o peggio, è proprio diverso, no? Rispetto a quello delle donne. Per esempio, gli uomini ingigantiscono fatti e dati. Cioè, no, sparano, no, ingigantiscono fatti e dati. Le donne invece amplificano i sentimenti. Cioè, se tu parli con una coppia che sei insieme da un anno e vai da lui e dici, ma allora come va? E guarda, in un anno avremmo fatto l'amore 500-600 volte. Vai da lei e dici, allora, come va? Sono innamoratissima. Solo che non scopriamo mai. Stessa coppia. Gli uomini, il cervello degli uomini, in un giorno riesce a elaborare 4.000 parole. Quello delle donne, 8.000, il doppio. A metà giornata loro sono così. Perché non parli? Ah, non mi rispondi? Non rispondi? Ma questo silenzio lo pagherai. Mischini, non lo fanno per male. Le hanno finite. Le hanno più. Le hanno più.
Diciamo che quelli un po' più espansivi, quelli, si conservano tre parole per la conversazione della notte, per poterti dire: dov'è il telecomando? Allora, queste qua c'hanno gli uomini disperati proprio. Vabbè. Ma diciamo che siamo diversi, no? Cioè proprio, cioè abbiamo, per esempio, gli uomini pensano sempre al sesso, no? Pensano. No, perché loro, col fatto che l'hanno pensato, gli sembra di averlo già fatto. È stata fatta un'indagine sul sesso in Italia, ragazzi, e rispetto a tutto il resto d'Europa, no vabbè, ma siamo scarsissimi, altro che Latin lover italiani. Allora, è stata fatta questa indagine su tutto il sesso in Europa, no? Viene fuori che noi siamo i sesti in classifica. Sesti, facciamo l'amore pochissimo, facciamo l'amore soltanto una volta e mezza alla settimana. Dice la signora, magari. Una volta e mezza, magari. Ma poi quella mezza, ma che cosa succede? Che noi stavamo facendo l'amore, in televisione fanno porta a porta e lasci tutto là. Perché era tale la passione, no? Una volta e mezza alla settimana, sesti in classifica, vi giuro, sesti in... prima di noi c'è pure Città del Vaticano. Allora, facciamo l'amore sempre nella stessa posizione, per l'appunto la posizione del missionario. La tristezza già nella parola, no? Che dico, non è che è particolarmente afrodisiaco come nome, no? E invece una delle posizioni meno considerate è la cavalcata normanna. Che già, no? Già il nome, uno se l'immagina comunque più movimentata come cosa, no? Sembra un'opera lirica. Amore, facciamo la cavalcata normanna. Io, tu e 32 orchestrale. Cioè, comunque, no? Cioè, allora, secondo il Kama Sutra le posizioni sono 64. Ma chi le conosce se 64 posizioni? Vabbè, tipo libri di ricette. C'hai 100 ricette, ma alla fine sempre passa kusuku fai. Cioè... Ci sono queste figure con queste donne messe in queste posizioni col piedino così, che tu dici, vabbè, il piedino sarà lì, ma tutto il resto resta in posizione, no? Cioè, comunque non è che... Cioè, secondo me, 64 posizioni, la posizione è sempre la stessa, cambia la pettinatura, ma che cosa deve cambiare? Sesti in classifica. Allora, sempre da questi... Ma ci sono bambini stasera? Ma che modo di fare, di portare i bambini? Vabbè, comunque io adesso parlo per metafora, ok? Poi, se non sanno, non capiscono, quindi vabbè. Se sanno, sanno. Se avevano qualche dubbio stasera se lo tolgo. Allora, sempre da questa indagine viene fuori che una donna su tre finge l'orgasmo, lei già lo sapeva, e il partner non se ne accorge, ma perché siamo diventate bravissime, urla, ancheggiamenti, strappatina di capelli, marmellata di prugne. Che io dico, ma perché? Ma l'obiettivo qual è? Vincere l'Oscar? Secondo me dovremmo cambiare atteggiamento. Cioè, glielo dobbiamo dire. Anziché fare... Ah, ah, sì! Dobbiamo fare... Ah, ah, no! Glielo dobbiamo dire... Magari utilizzando un linguaggio sportivo, che così l'uomo è interessato all'argomento e ci segue nella conversazione. No, perché sennò non ci cagano quando parliamo. Amore, amore, time out. Qua lo schema è da rivedere. Ecco lì. È da rivedere. Io vi dico la verità, in questi casi sarei anche per la moviola in campo. Vieni, vieni qua. Vieni, non ti faccio niente, vieni. Vieni, non ti faccio... vieni che non ti faccio niente. Ma qua, che cosa stavi facendo? Ma l'azione è debole. Sei poco incisivo. Ma lascia stare le fasce laterali. E concentrati sull'area piccola.
Fai pressing. Cosa fa? Cosa fa? Asha, ma io te lo dico, tu fai troppo gioco senza palla. Ti stanchi e non rendi. E se non rendi, io che sono il mister, cosa faccio? Ti sostituisco. Tu vatti a riscaldare. E te lo sei meritato, perché durante tutta l'azione hai simulato un fallo inesistente. Gol! Gol! Allora, siamo diversi, uomini e donne siamo diversi, non ce n'è così. Siete d'accordo? Sì. Le donne sì, gli uomini no. Vabbè, no, perché hanno finito le parole, quindi... Vabbè. Allora, diciamo di sì, loro però volevano dire sì. Allora, siamo diversi. Per esempio, a noi donne piace fare shopping. Ma che mania ci è venuta a ste femmine? Io odio fare shopping, però vedo che in effetti tantissime ragazze vanno a comprare questi maglioncini 9,90 euro. Ma sì, io me lo compro anche se non lo metto, ma che me ne frega. Ma sì, questo lo compro, no, ma neanche non me lo provo, perché tanto non mi viene al limite, ci pulisco il pavimento. Ma che è? Ormai ci sono i cassonetti plastica, umido e maglioncini di Zara. Non può essere mai. Io odio fare shopping non solo per un problema ecologico, ma anche perché non ho le misure, diciamo, facili, quindi faccio fatica proprio a trovare i vestiti della mia misura, no? Non ho le tipiche misure da modella, ecco, diciamo, 90, 60, 90. Ce l'ho più da compagnia telefonica io. 89, 24, 24. Che poi nella mia famiglia ce le hanno tutte le tette. Tutte, sono solo io così. L'unica. Ce l'hanno mia madre, mia sorella, mia cugina, pure mio zio. Vi giuro, verso i 13 anni sembrava che stessero crescendo, c'era un certo movimento tettonico, mia madre era tutta contenta, vedrai, ti vengono come quelle della zia Maria, a forma di pera, anzi no, come quelle della zia Anna, a forma di mela, alla fine mi sono venute come quelle della zia Pia, a forma di uvetta sultanina, vabbè sempre frutta, no? Fa niente, ci fa niente. Poi si dice che il seno bello sta in una coppa di champagne. Il mio seno un bicchierino di rosolio. Là è questione di gusti. Comunque il seno piccolo c'ha i suoi vantaggi. Piggiro, stamattina mi era venuto un vantaggio. Puoi dormire a pancia sotto? Vabbè, sembra una cazzata. Puoi andare in bicicletta sul pavè? Sai, San Pietrini, così, vai. Non ti trema niente. Massimo i capelli, proprio. Ma la soddisfazione più grande è che quando parli con un uomo ti guarda negli occhi. Ah, sì? Veramente? Cosa fate? No, perché è scientificamente provato che più è grosso il seno di una donna, più si rimpicciolisce il cervello degli uomini. L'altra volta ho detto questa cosa e una signora dal pubblico mi ha detto: brava, tu sì che sei una donna con le palle. Signore, già non ho le tette, non li vorrei fare confondere ulteriormente. Allora, siamo diversi, no? Siamo diversi. Facciamo un esempio di giornata tipo dell'uomo, giornata tipo della donna, in maniera molto schematica, oggettiva, il più possibile, senza fare commentini, cosa. Sveglia ore? 7, 8, 10, stati zitto, 10. Vabbè, dice, facciamo una media, ok? Sveglia ore 7. Facciamo una media, non è che posso accontentare tutto. Allora, giornata tipo dell'uomo, giornata tipo della donna, ok? Allora. Giornata tipo dell'uomo. Sveglia ore 7, si prepara per andare al lavoro, va al lavoro, torna a casa e si lamenta del lavoro. Finita la giornata. Giornata tipo della donna. Sveglia ore 7, lava, stira, stende, cucina, annaffia le piante, pure quelle finte, spolvera, rammenda. E per eliminare l'ultimo senso di colpa, da un'imbiancata al salotto.
E siamo ancora alle 7:10. 7:10. Si butta nel traffico, nella sua macchina trasformata in centro estetico. E litiga col vigile. Lei adesso mi deve fare vedere qual è l'articolo del codice secondo cui è vietato farsi la ceretta mentre si guida. Va al lavoro, esce dal lavoro e va al corso di decoupage. Torna a casa e cerca sul dizionario la parola decoupage. Ma io che cazzo ho fatto tutto il giorno? Non l'ho capito. Mette a letto i bambini, prepara la cena, va dal marito e dice: amore, andiamo di là a farci le coccole. E lui che cosa ha il coraggio di rispondere? Pure a voi! Sono stanco! Stanco! E non è che ti ho chiesto di fare un trasloco! Solo un muscolo devi muovere! Solo un muscolo! Siamo diversi, in spiaggia gli uomini guardano le donne guardano le donne. Allora non ce l'hai fatta niente dei maschi. Noi dobbiamo trovare difetti a tutte. Nel frattempo in spiaggia i bambini si possono perdere. Mamma mia, mi hai visto le gambe? Sì, troppo alta, troppo bassa. È troppo grassa questa, mi hai visto i cosci, c'è la cellulite, no? Ma hai visto che caviglie, che c'ha le caviglie pesanti? E lo smalto? Perché per noi lo smalto è fondamentale. Noi troveremmo difetti pure a Naomi Campbell. Troppo abbronzata. Gli uomini guardano le donne anche se negano. Quando mai un uomo ti dice sì, è vero, stavo guardando quella? Mai, a meno che non è tuo fratello, mai. Nessuno ti dice stavo guardando. Poi adesso hanno fatto questi costumi con le scritte sul sedere, no? Queste scritte volgarissime, tipo bitch, cioè orrende, queste... Vabbè, comunque le scritte sul sedere, e loro quando tu dici: ma che fa, stavi guardando quella? No, no, stavo leggendo. Io odio i vestiti con le scritte, queste brutte, tipo adesso vanno in giro queste magliette con le scritte: evaso da Alcatraz, sono un bastardo, c'ho il cugino a Lucciardone, sai queste cose? L'altra volta ho visto un ragazzo con la maglietta con la scritta hijo de puta. Le avete viste mai? No, vabbè, orrende. Io ci sono andata a questo e ho detto: ma ti rendi conto che va in giro con la maglietta con la scritta ico de puta? Me l'ha regalata mia madre. Ah, vabbè, allora è autocertificazione. Saluta la mamma. Gli uomini si lamentano del fatto che noi donne siamo troppo in bagno, no? Ma perché noi ci laviamo? Per loro la doccia, un evento straordinario, da fare solo in caso di vittoria della Champions League. Figuratevi gli interisti, 45 anni che non si facevano la doccia. Vabbè, non ci interessa il calcio a noi. Ma poi il bello è che quando tu gli dici: ma non te la fai la doccia? No, tanto domani vado in piscina. Domani. Oppure la risposta tipica è: no, ma perché io mi lavo a pezzi. Ecco, allora, giusto per sapermi orientare, oggi che pezzo hai scelto? E così so dove devo mettere le mani. Non lo devi dire, lo devi avvertire. Gli uomini, se si svegliano di notte, stanno là, tranquilli, pensano, esagerato, stanno là tranquilli. Se si sveglia una donna, dormi.
che a noi ci viene voglia di chiacchierare. E quello è il momento ideale, perché loro ci ascoltano, ma non sono in grado di replicare. Allora, quando io sono rimasta incinta al mio fidanzato, 9 mesi di inferno gli ho fatto passare. Amore caldo, amore freddo, amore tiepido, amore sete, ti vado a prendere l'acqua, perché per 9 mesi sono apprensivi. Poi non gliene fotte più niente, però per no. Ti vado a prendere l'acqua. No, grazie, no, l'acqua no. Un cedro della Patagonia. E chi dopo attiva la Patagonia? Ma se lo meritano, se lo meritano. Allora, quando mi si sono rotte le acque, momento delicatissimo però da donna, perché sa che sta per partorire, quindi grande emozione, il fisico che si stravolge, vado dal mio fidanzato e dico: amore, mi si sono rotte le acque. E lui: ma sei sicura? Non lo so, ti aspettavi qualche cosa di più biblico, tipo io in mezzo alla stanza col bastone in mano inseguita dagli egiziani? Cosa ti aspettavi? Così. Quando sono rimasta incinta, amore, sono incinta. Ma sei sicura? Secondo lui non avevo digerito il pollo. Quando è nata la bambina, gliela mettono in braccio. Questa è mia figlia. Ma sei sicuro? Non lo so, non si sa mai nella vita. Anche il giorno del parto, no? A noi ci succede di tutto. Le doglie, le contrazioni, il cambio della respirazione. Tutto a noi, no? Anche in quel caso loro una cosa sola devono fare: accendere la telecamera. E quando tu, dopo che è finito tutto, dici: hai ripreso? No, ero troppo emozionato. Tu eri emozionato. Il mio ha ripreso per 3 ore e 45 il soffitto della sala parto. Era svenuto. Oh, mamma. Come si fa? Come si fa? Allora, gli uomini hanno solo un tipo di mutanda, o boxer o slip. Basta. Non entrano in contatto tra di loro. Due mondi separati. Io ho una personale teoria. L'uomo boxer, evidentemente, c'ha qualche cosa da nascondere. L'uomo slip si illude ad avere qualche cosa da mostrare, ma sono proprio illusioni. Dai, per alzata di mano, quanti boxer? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ok. Quanti slip? Sedici. Tutti gli altri col perizoma siete. Mamma mia. Mamma mia. No, invece noi donne proprio ci sbizzarriamo con l'intimo. Noi siamo fissate. Noi ci abbiamo il cassetto dei maglioni e l'armadio delle mutande. Noi ci abbiamo quella sexy comprata apposta per lui, quella sexy comprata apposta per l'altro. C'è sempre un altro, ma ne dovete fare una ragione. Poi ci abbiamo quella rossa di Capodanno, quella zebrata, quella tigrata, quella leopardata. Sembra che dobbiamo andare in Africa a fare il safari. E ci dobbiamo mimetizzare il culo, perché non si sa che cosa dobbiamo. Ma quella che non può mancare è la mutanda per il dottore. Ma noi proprio usciamo a comprarcela. Che deve essere sexy ma introversa. E ce la mettiamo pure per andare dal dentista. Non si sa mai tra una trapanata e l'altra che cosa può succedere. Ma il famoso armadio delle mutande non è riempito da queste mutande qua, e noi donne lo sappiamo, è riempito dalle mutande quelle comode, no? Quelle con l'elastico molle, quelle da pianerottolo. Quelle che hanno perso il colore e pure la dignità,
ma noi continuiamo a mettercele. Perché rientrano nella categoria amuleti. Perché è sicuro che il giorno in cui te le metti incontri l'uomo della tua vita. E quando lui, dopo una cena romantica passata insieme, ti dice: senti, ma stasera ti va di passare la notte qui da me? No, sinceramente stasera non me la sento. E lui felice pensa: oggi ho trovato la donna giusta. E tu triste pensi: oggi ho messo la mutanda sbagliata. Grazie. Grazie, grazie di cuore, grazie a Milano e a tutta l'Italia che mi ha accolto in questo tour in maniera affettuosa, grazie. Grazie. Noi dopo ci vediamo. Devo chiedere una cortesia, devo chiedere l'ultima cortesia, siccome c'è una signora che è arrivata in ritardo lì in fondo e non ha sentito la sigla, a me dispiace sinceramente. Fabio, se mi puoi rimettere la sigla per piacere. Perché vabbè, dopo ve lo dico, però ci tenevo a dire una cosa perché sennò sembra che io parlo male dei maschi. No? A parte che a me i maschi piacciono, quindi... che è brutta cosa? Ma diciamo che io non dico cose brutte sui maschi, io dico la verità, cioè... Però l'ultimo dato statistico, per dare una bella notizia, perché sennò sempre cose negative... non è giusto. Le donne in media vivono 7 anni più degli uomini. Quindi prima o poi la moto ve la vendiamo.